Perfetto ragazzi, partiamo subito con un altro gameplay qui con Star Ocean, visto che vedo che il gioco vi piace, ora bisogna solo capire da che parte proseguire qui la nostra avventura. Quindi vediamo un attimo la mappa, ok, andiamo un pochettino qui, dai, su, andiamo qui. Allora, da che parte andiamo? Vabbè. Facciamole in fila, andiamo qui sulla 3 e poi magari andiamo alla 1 e quello che sia. Allora. Ok, qui non c'è nulla da fare. Sembrerebbe di no. Perfetto, vai, torniamo dietro. Visto che non c'è nulla da fare per il momento, così sembrerebbe. Andiamo qui alla 1. Prima o poi, ragazzi, qualcosa dovrà spuntare fuori, insomma, no? Le facciamo tutte e poi via. Voi dite che non troveremo la strada. La troveremo. Ci vuole il suo tempo, ragazzi, ma tranquilli che la troviamo. Ok, perfetto. Perfetto così. Boom, boom, boom. Dove andiamo? Vabbè, torniamo dietro e vediamo un po' il da farsi. Allora, 1, 2, vediamo la 5 qui dove ci porta, va. Oramai ci giochiamo come il lotto, no? Con i numeri a tutto andare. Vuoi vedere che la strada... là là, ragazzi. Taisa, kore wa honrai nara nan kagetsu mo testo o kasaneru mono de aru koto o rikai shite kure yo. Suppai shitara... みんなには天国で謝ります。それは本当に最悪の場合だな。何か異常を感じたらすぐ停止する。わかりました。通常ワープエンジン停止。了解。通常ワープエンジン停止。まずはエンジンを起動できるか確認だ。重力ワープエンジン起動。了解。重力ワープエンジン起動。 無事起動しました。ワープ1だ。どうだ。計器は全て正常。重力波も設計範囲内です。まずはワープ5まで試してみてくれ。ワープ5だ。了解。ワープ2、3、 4、5です。ここまでは問題ないようだ。いよいよ本番だな。計算上はワープ15まで加速しても問題ないはず。慎重に事に当たってくれ。ではワープ15まで加速だ。了解。6、7、8、9。 ワープ 10まで来ました。加速を続けろ。11、12、13、14。異常なし。ここからだ。慎重に。14.2、14.4、14.6、14.8。ワープ15です。 以上ありません。成功したのか。ああ、そのように見えるが。すごい刀なのよね。よし、成功した。やりましたね、艦長。これがあの刻印の結果。すごい。おめでとう、ケニー大佐。連邦が持つ航宙艦の最高速度レコードを更新したな。素晴らしい。よし、博士。 本当にありがとうございました。いや、今回はフィオーレ君の功績が大きい。君は優秀だな。全てわったら我が研究所に来ないか。ありがとう。考えておく。こちらから見るとワープ15でも問題ないようだ。最高速は16あたりまで行けるかもしれないが、まだデータが不足しているから巡航はこのあたりにしておいた方がいい。ここまで速度が出れば十分です。
連続運用のデータも引き続き送ってくれ。何か異常があればすぐ通常空間に戻るように注意深く監視しろよ。了解です。ありがとうございました。クルップより以上。よし、このままワープ15でクロノス艦を追うぞ。了解、コース設定します。この速度であれば追いつくのにそこまで時間はかからないはずだ。追いついたら即戦闘状態になる可能性が高い。みんな休めるうちに休んでおいてくれ。Che dite ragazzi, possiamo riprendere la nostra partita? Ci siamo tutti? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ne manca sempre una ancora. Cioè, non mi danno mai la squadra al completo, no vabbè. È una cosa che ha veramente dell'assurdo ragazzi, ecco dai. Dai, mettiamoci una pezza, da che parte andiamo ora? Vai, rifacciamo tutto il giro per rivedere le strade da fare, dai. Allora, dai, su. È sempre così ragazzi, è sempre così, bisogna sempre rifare. Ma io credo che qui oramai non serve più andare, diciamo, al piano qui numero 1, perché non credo che dobbiamo. Infatti dai, qui non ci vado più ragazzi. Ok, vediamo un po'. È incasinato abbastanza, perché vabbè, comunque e dico comunque ragazzi. Allora, andiamo qui al piano numero 2, va bene? Va bene? Va bene, ok, su, vediamo un po' il da farsi qui, se magari bisogna andare qui ragazzi, io non lo so. Allora, no, facciamoci prima tutti, diciamo, tutti i piani, e poi magari usciamo proprio dalla zona, perché almeno sappiamo se stiamo facendo la strada giusta o meno, ecco. Purtroppo ragazzi ci vuole un po' di pazienza, ci vuole veramente un po' di pazienza qui, perché no, non bisogna far nulla neanche qui. Ok, in perfetto stile Bradone, facciamo 5, 7, 12, poi usciamo. E ragazzi, purtroppo vi chiedo un po' di pazienza ragazzi. Ok, 5 non serviva perché qui, ma io non potevo ricordarlo, quindi andiamo qui subito con il piano numero 7, il settimo piano, e vediamo un pochettino il da farsi, vediamo un po', ecco qua, vedete ragazzi, purtroppo bisogna rigirare sempre un po' tutto fin quando non si ritrova la strada giusta. Però ora la strada giusta l'ho trovata, anche se ci ho messo un po' di tempo. Però con tempo al tempo si fa un po' tutto, vai. Ed ecco che succede il bordello. Io resto ancora qui. Addirittura sono anche solo. Perfetto. Veramente bellissimo ora qui la situazione. Ok, bisogna tornare dietro. Sì, ok, ma da che parte vado? Vabbè ragazzi, ora parto dalla 12. Parto dal piano numero 12, perché non posso fare sempre 1, 2, 3, 5, 24, 32, 47. Che cazzo, li gioco veramente all'otto qua i numeri, dai. Anche se non credo che bisogna andare qui ragazzi. No, dai, qui non bisogna andarci, dai. Non bisogna andarci, quindi torniamo dietro subito. Questo era il piano numero 12, vabbè. Torniamo, vabbè dai, ho capito, vai. Facciamo uno e così via, dai. Con la speranza di trovare la nostra strada, visto che sono anche da solo. E niente, vado a risbattere sempre qui. Ho detto che non ci sarei più andato, però che ne sappiamo se magari c'è qualcosa da fare qui ragazzi. Quindi purtroppo bisogna andare, perché è così, non c'è storia. Ok, niente. Da come ho capito fino adesso questa è proprio, questo shuttle qui non serve a nulla per il momento, perché tanto non si può fare nulla, non si può interagire in nessun modo. Quindi insomma, vabbè, qui non bisogna andarci. Vai caro Bradone, dove andiamo? Andiamo al 2.
tutti i membri sono andati via, mi lasciano sempre solo, come per dire, Brado, le cose tue te le vedi da solo. Giustamente, giustamente, ragazzi, purtroppo è così. Eh beh, bisogna arrangiarsi da soli. Ok, però no, vedete, qui non si può uscire perché giustamente siamo soli, e quindi andiamo al piano numero 3. Prima o poi o il 3 o il 5, guarda, sono sicuro. Guardate, ragazzi, ne sono veramente convinto di questa. O il piano 3 o il piano 5, tutto si aggira sempre in quelle parti lì, da come vedo. Qui non faccio nulla. E non faccio nulla, no. Va benissimo, va benissimo. Vai, andiamo al 5, con la speranza che qualcosa riuscirò a fare. Li sto girando tutti, ragazzi, i piani, non è che... Volete vedere che era qui? E te pareva, e te pareva. Shirdo, omuni setteni shiro. Phase ke no ochidou shoujun de sette. Kikanshitsu ni wa zettai ni ateru na yo. Ryokai. Bougyo shirdo o omuni settei iko. Phase canon, jidou shoujun e. Tekkan wa nansaki da? Kinkyori radar niyoruto 1 seki desu. Mada hoka kantai to wa gouryu dekite inai moyou. Fukin ni uchuu kichi rashiki mono wa arimasen ga, shouwakusei gun ga arimasu. Kancho, tekkan ga gensoku shimashita. 数分後コンタクトします。こちらも減速しろ。ただし敵艦の倍速だ。了解。敵艦がワープアウト。通常空間で旋回中です。緊急ワープアウトだ。通常空間へ出ろ。了解。現在ワープ10 9 8。敵艦から高エネルギー反応。現在距離 0.173 光年。すべ有利なポジションを取られているぞ。2 1。通常空間出ました。機関1/2コース140で回避。重力ワープエンジンの出力をシールドに回せ。機関1/2コース140で回避。重力ワープエンジン出力防御シールドへ転換。敵魚雷4門距離3万キロ。2発は回避可能ですが残り2発は回避できません。被弾します。大丈夫だ。最新型のシールドと重力ワープエンジンの出力なら耐えられる。総員退職態勢。防御シールド効率 78% まで低下。しかし急速に復元中、問題ありません。機関1/3でコース90マーク90から距離10万キロで陽子魚雷を4門発射しろ。了解。現在目標地点まで30秒。発射後すぐに敵艦の背後につくように機関全速だ。視界に入ったらフェイズキャノンを撃て。機関室は狙うなよ。了解。了解。目標地点到達。陽子魚雷4門発射。敵艦回避行動。現在距離7万キロ。機関全速。敵艦の進行方向にフェイズキャノン正射。フェイズキャノン正射。フェイズキャノン敵艦にヒットしましたが全く効果ありません。敵のシールドもなかなかのものだな。陽子魚雷残り4門発射。陽子魚雷4門発射。先の4発全弾回避されました。あとの4発距離5000キロ。敵艦シールドに3発が接触しました。どうだ。敵艦シールド健在。速度も落ちていません。クソ。最新型での互角レベルか。相当シールドがいいようですね。艦長、重力ワープエンジンが連続稼働可能になったのであれば、そのエネルギーを利用した量子魚雷も使用可能なはずです。この船にはテスト用に12発搭載されています。そうか。敵艦は今の攻撃で我々を舐めているはず。量子魚雷の中に量子魚雷を混ぜて撃てば命中する可能性は上がるはずです。確かに、さすがアンヌだ。すぐに量子魚雷、量子魚雷各4門想定しろ。機関室に当たらないよう設定しろ。了解。量子魚雷4門、陽子魚雷4門装填準備。敵艦コースを変更中。回避ではなくこちらを攻撃するコースに修正しています。魚雷を連続で当ててこちらのシールドを破る気だ。こちらを舐めている証拠だな。陽子魚雷2門発射。続けて陽子魚雷2門発射。
了解。陽子魚雷2門発射。続けて陽子魚雷2門発射します。艦長、敵艦も魚雷8門発射してきました。回避コースを取れ。了解。この大胆な行動、やはりこちらの魚雷を舐めているな。陽子魚雷距離5000キロ、陽子魚雷8000キロ、敵艦魚雷は距離2万で旋回中。敵艦回避行動はありません。陽子魚雷着弾します。敵艦シールド健在。敵艦回避行動はありません。続いて陽子魚雷着弾します。艦長、敵艦防御シールド効率 11% まで低下。機関停止を確認。よし、敵魚雷はこちらは8発全弾回避に成功。完全勝利だな。待ってください。敵艦動力を失って小惑星の引力圏に捕らえられています。なんだって。まずい、墜落してしまったら敵艦の統治部署も。機関2分の1、敵艦の距離10キロにつけろ。10キロですか。敵艦は完全に動力を失い沈黙している。問題はない。了解。機関2分の1、現在距離1万キロ、機関減速します。アンヌ、距離10キロに着いたらトラクタービームで墜落を阻止しろ。了解。距離1500、100、10キロに着きました。トラクタービームで敵艦を捉えろ。トラクタービーム照射。敵艦の軌道が安定しました。敵指揮官と話したい。通信回線を開け。了解。敵艦反応しません。反応できないのか、無視しているのか。敵艦に直接乗り込み決着をつける。転送の準備を頼む。それと敵艦内の情報を調べておいてくれ。了解。よし、転送室へ向かうぞ。La squadra sembrerebbe essere tornata al completo, dico sembrerebbe, no, ne manca sempre una. Il problema ora è da che parte andiamo, ragazzi. Ragazzi, allora andiamo al 2, perché andiamo al piano numero 2, perché tanto lì allo shuttle neanche ci penso ad andare, perché tanto credo che veramente non serva a nulla. Ecco. Ho indovinato la strada subito, veloce veloce. 通常動力も含んだ全動力を失っています。補助でギリギリ生命維持装置だけ生きているみたいです。急ぎましょう。 OK、perfetto。 Vediamo un po' qui le, se ho qualche arma, qualcosa da comprare, perché non vorrei magari che per i personaggi che non erano prima presenti qui, insomma, no? E infatti, però non so se questa l'ho già acquistata, quindi facciamo una breve... Ah, 4.40, ok. Un attimo, ragazzi, qui, eh. Ecco qua, perfetto. E dico perfetto, sì. Ullala, vabbè, questa è tanta roba, ragazzi. Lasciamo così, vediamo un po' qui. Ok. Ecco, forse a lei bisogna acquistare qualcosina, no? Vediamo lui un po'. Eccola qui, infatti avevo acquistato la spada, ma essendo che comunque non era con noi presente, quindi non era stata, diciamo, equipaggiata. Ecco. Vediamo un po' qui. Ah, ok, 150, ottimo. Accessori, cosa possiamo mettere? Vediamo un po'.
vediamo un po'. Mettiamo un HP più 500. Vediamo un po' qui. Ok, purtroppo ragazzi qui bisogna perderci un po' di tempo perché è giusto così, insomma, ecco, lei qui ha, ecco dai, 70 diciamo, dai, possiamo mettere questo per il momento, a meno che non ho qualcosa di più efficace, ma ecco sì, no, c'è. Perfetto, che accessorio possiamo mettere? Vai, piazziamo questo. Vediamo un po'. Va bene questo, dai, poi vediamo un po' qui. Vedete ragazzi, sto perdendo un po' di tempo, però giustamente stiamo facendo le cose per bene qui, diciamo, no, perché 120, ok. Che bordello, ragazzi. Vabbè, mettiamo un HP più 50. Vai. Vediamo un po' qui. No, qui credo che lui ha tutto equipaggiato. Credo, voglio. Vediamo un po'. Qui, ecco qua. E lo so ragazzi che magari vi rompete, però sono anche cose da fare, ecco, se no altrimenti non si va avanti. E ora possiamo vedere se realmente c'è qualcosa da acquistare per i nostri personaggi. Le armi non credo, infatti. A livello di protezione, sì, una per lui, giustamente. Ok, devo prenderne due. Spendo tutto oggi, che dite? Ok. Ragazzi, un attimo solo, facciamo subito, non vi preoccupate. Ecco qua. Poi andiamo qui. Scusatemi, ma le cose qui vanno fatte per bene, perché le protezioni servono, perché stiamo veramente andando avanti nel gioco in maniera molto, secondo me ora andremo incontro a qualcosa di veramente potente, ecco. Vediamo un po'. Tenso junbi. Perfetto ragazzi, ora vediamo da dove arriveremo, dove andremo più che altro, perché ora ho paura che poi non riesco più a trovare la strada, no? Invece... c'è subito una battaglia così da fare a freddo. Va bene, tanto comunque abbiamo armi ancora più potenti, ragazzi, quindi il problema non si pone, ecco. Facciamo un po' il culo a tutti, va. Facciamo un po' il culo a tutti qui. Ecco, ne sono abbastanza, ne sono veramente abbastanza qui, Vai che vi facciamo il culo, vi facciamo il culo, siamo più forti e non c'è storia, non c'è proprio storia, siamo più forti. No? Maremma cinghiala, non mi sono accorto che... non mi sono accorto che purtroppo uno dei miei personaggi... ecco qua. Vai. Ecco, non mi ero proprio accorto che stavano subendo danni su danni. A me la battaglia sembrava, come si dice, fattibile, invece
E invece non è così. E invece non è così, ragazzi. Vediamo un po'. Ce la possiamo fare? Insomma. Non è molto fattibile. Credo che prenderò molti punti esperienza a questo punto, perché visto che picchiano così forte, credo che è veramente una battaglia importante questa. Almeno un 15.000 punti esperienza dovrebbe darmeli, non lo so. Ullala, vediamo un po'. 7. Cioè, tutto questo bordello per 7.000 punti. Va bene. Vediamo qui. Ullala, ragazzi. Allora, il gameplay io lo chiuderei qui a questo punto, visto che abbiamo fatto anche un tempo abbastanza decente, e magari resto un po' qui per livellare. Sì, credo che sarebbe mia intenzione restare qui per livellare, ragazzi. Quindi il gameplay si conclude qui. Il vostro Diablotex vi saluta, vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Un saluto a tutti, ciao alla prossima, ragazzi, ciao. Yeah.